popolazione costituita da elementi razziali non europei. L'ebraica è estranea all'Italia e la sua intrusione nel vivo della pura razza italiana è inammissibile e insopportabile. La difesa della razza, 23 agosto 1938. Il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici dell'Armata Rossa irruppero nel lager di Oswiecim, la cittadina polacca che durante l'occupazione tedesca prese il nome di Auschwitz, liberando i pochi superstiti e rivelando al mondo l'orrore dell'Olocausto. Napoli ha celebrato la giornata della memoria con un programma di eventi culturali organizzato in collaborazione con la comunità ebraica cittadina. Ricordare con l'arte vera, ricordare un dolore trasformato in arte, questo è quello che noi vogliamo fare. Dopo la proiezione del film Train de Vie sulle deportazioni nazifasciste, l'attore Mariano Rigillo ha interpretato 7 poesie sulla Shoah, culminate nei celebri aspri versi di Se questo è un uomo. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, cibo caldo e visi amici, considerate se questa è una donna. Il maestro Generoso Veglione ha proposto alla fisarmonica un repertorio di musica klezmer, il genere tradizionale ebraico che si è sviluppato in alcuni paesi dell'Europa dell'Est. Il klezmer è un'espressione della musica ebraica in diversi paesi. Poi sono molte registrazioni, invece, molti dischi, che testimoniano l'influenza sia quella sefardita, cioè arabo-spagnola, che è schenazita, che riguarda invece l'influenza degli ebrei che si trovano in Russia, in Jugoslavia e anche in Grecia. In chiusura, il breve oratorio A Survivor from Warsaw di Arnold Schoenberg è stato presentato con la coreografia dei giovani allievi dell'Accademia Popolare di Danza.